Eccoci insieme nuovamente per vivere la trasmissione dedicata alle tematiche sociali e ai nuovi disagi incentrati sulle nuove generazioni, che stanno consumando le nuove generazioni. Direttamente quest'oggi allo studio di Arezzo TV per raccontarvi l'ultima puntata di questa avventura durata 10 episodi. In questo percorso abbiamo trattato tematiche inerenti alle dipendenze da gioco, al bullismo, siamo passati ai disturbi alimentari e abbiamo parlato anche di ansia e attacchi di panico. Per concludere questa trasmissione abbiamo direttamente un ospite che proviene dal mondo dei disturbi alimentari e che questa giornata ci vuole raccontare la sua storia. Per lei, che è diventata poi anche punto di riferimento con altre ragazze e ragazzi che hanno avuto il suo stesso problema. Vado subito a presentarvi dunque Laura. Laura, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui con te, con voi. Allora Laura, partiamo dal principio. Che cosa ti è successo? Allora, è iniziato tutto in seconda media a seguito di un commento di una professoressa che mi ha fatto un commento riguardo all'aspetto fisico davanti a tutta la classe. Ha detto queste testuali parole, si avvicinavano le vacanze di Pasqua e ha detto: non fate come la Buffetti che mangia la cioccolata in grande abbondanza. In realtà mi portava un panino semplicissimo con la cioccolata. E davanti alla classe ha detto: se no diventate grossi come lei. E non ero molto, molto formosa a quei tempi, ero in via di sviluppo. E da lì mi sono scatenati vari pensieri, ho cominciato a diminuire le quantità di cibo, ho cominciato a fare molta attività fisica, davvero molta, fino a portare il mio corpo all'estremo. E da lì ho iniziato a perdere molto peso. Ecco, ovviamente, da come avete potuto constatare, stiamo parlando di anoressia, un tema che abbiamo trattato nelle scorse puntate con la dottoressa Laura Ceccherelli. Come si è accorta di soffrire di anoressia? Mi sono accorta di soffrire di anoressia quando vedevo che il mio contatto con il cibo era diventato veramente difficile. Nel senso che quando una volta le mie amiche mi proponevano di mangiare un gelato, di mangiare delle patatine, delle cose semplicissime, io non è che dicevo non voglio, io dicevo non posso, perché la mia testa mi diceva che quel cibo era troppo elaborato per me, quindi non me lo meritavo. Se invece erano cibi un po' più semplici, tipo un'insalata o della semplice verdura, la accettavo, ma cibi troppo elaborati per me non andavano bene. Ecco. Tutto ciò è iniziato quanti anni fa? Circa 8 anni fa. 8 anni fa. E qual è stato l'episodio che ha fatto scaturire te o la famiglia, che ti ha fatto anche andare in soccorso, magari in emergenza, che ha fatto capire che questa malattia stava prendendo il sopravvento? La mia famiglia mi è sempre stata molto accanto, mi è molto accanto tuttora, e la prima volta se ne sono accorti quando vedevano che proprio non mangiavo nulla e si chiedevano alle mie amiche se io quel giorno avessi mangiato a pranzo. Io gli rispondevo di sì e le mie amiche ovviamente le dicevano con un messaggio: vostra figlia non ha mangiato assolutamente niente oggi. E da lì c'è stato il primo ricovero. Il secondo ricovero è stato molto, molto più difficile, perché ho portato il mio corpo veramente all'estremo delle forze. Non sentivo più la sensibilità nelle gambe, non sentivo più la sensibilità nelle braccia, né in tutto il corpo. E sono arrivata ad un peso molto basso. Sinceramente non so neanche io come ho fatto ad arrivarci. Facevo davvero molto sport, camminavo tantissimo, ero iperattiva e sono stata ricoverata in psichiatria. E questo mi ha aiutato molto a guarire, perché in psichiatria quando volevo camminare mi bloccavano, oppure mi bloccavo io da sola semplicemente disegnando. Disegnando mi passava ogni pensiero, lì liberavo tutta la mia mente. Ecco, che distanza c'è stata? Questa è la differenza? I due ricoveri?
Il primo ricovero non avevo raggiunto il mio peso più basso e comunque ero insieme a mia mamma, ero minorenne, ero insieme a mia mamma e lei mi ha sempre aiutato molto. Mi stava accanto nei momenti di crisi e quindi mi aiutava tantissimo. Nel secondo ricovero ero completamente sola e devo ammettere che la maggior parte delle volte piangevo perché volevo tornare a casa, però sapevo che era la cosa migliore per me. Ecco, nel secondo ricovero c'è stata una lotta tua interna poi contro la malattia stessa, forse è stata questa che ha fatto un po' anche la differenza. Sì, certo. Dopo 8 anni non sopportavo più la malattia. Mi sentivo imprigionata, io volevo riprovare i nuovi sapori, volevo riscoprire, non so, cose semplici come la pizza, queste cose qui. Anche soltanto io sentivo gli odori, per me l'odore mi appagava la voglia che avevo di quel cibo. Però alla fine mi sono detta, perché mi devo negare tutte queste cose? Perché dobbiamo negarci queste cose? Noi ce le meritiamo. Quindi ho lottato, ho mandato via tutti i pensieri, ho scacciato tutto quanto, ho cercato di pensare ad altro e concedermi il momento. Se esco con le amiche mi concedo il momento, non mi concentro su quello che mangio, però penso alla cosa più positiva che mi possa venire in mente e comincio a ripetermi, io mi merito questo qui, io me lo merito. Ecco Laura, nel corso del tuo secondo ricovero poi hai lanciato un messaggio anche a livello social, è stata una specie di campagna solidale verso te, ma verso anche la figura di quello che rappresentavi. Come è nata questa decisione di comunque mettere la faccia e di lanciare un messaggio di cui dopo parleremo a tutti i social praticamente? Allora, ho deciso di lanciare questo messaggio comunque per cercare di aiutare tutte le ragazze e i ragazzi, perché i disturbi alimentari riguardano sia ragazze che ragazzi, cercare di aiutarli, di spronarli a non ascoltare queste voci, a non ascoltare questo mostro che ci prende. Cercare in tutti i modi di uscirne, di viversi, di vivere, di godersi ogni attimo, ogni piccola cosa. Cercare di capire che la vita va oltre il cibo, è oltre il nostro corpo. Quindi Laura, questa è un po' la tua storia, tu oggi sei qui perché sei diventata anche un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno queste problematiche legate ai temi di disturbi alimentari e non solo. Ci vuoi raccontare anche qualche esempio che ci dicevi anche fuori onda? Allora, ad esempio, ho fatto moltissima amicizia con una ragazza di Grosseto, ci siamo conosciute a Stella Maris al primo ricovero e stiamo cercando di aiutarci a vicenda e soprattutto sto cercando di aiutarla io perché in questo momento sta tornando un po' indietro e io facendo degli esempi, ad esempio gli dico, ieri ho mangiato il sushi, che è il mio alimento preferito, e dico, ho mangiato il sushi. E lei mi fa, ah perfetto, allora voglio assaggiarlo anch'io, quando vieni qua lo mangiamo insieme. E invece molte volte lo ha mangiato da sola, soltanto per cercare di riuscire a guarire, perché anche lei vuole uscirne. E io dicendogli tutti questi esempi che faccio, guarda ho assaggiato questo, ho assaggiato quest'altro, lei riesce, vuole prendermi come esempio, non so, ha visto che sono riuscita ad uscire e vuole uscirne anche lei. Allora parliamo un po' adesso dell'anoressia in sé. Come malattia, che tipo di percorso può effettuare, dalla tua esperienza, chi soffre di questa patologia? Dunque, ovviamente tu sei qui con grande coraggio a raccontare la tua esperienza, a raccontare quella che è stata un po' la tua battaglia anche contro questa malattia e sei qui perché stai riuscendo a rimboccare la giusta via, diciamo, e questo può essere anche da esempio ad altre persone che soffrono non solo di malattie legate ai temi alimentari, ma anche tutto ciò che circonda. Quindi abbiamo affrontato nel corso di varie puntate anche di ansia, attacchi di panico, depressione, ma una cosa che ho visto, un legame che ho visto in tutte queste malattie è che parlandone si è consapevoli del fatto che
probabilmente se ne vuole uscire. E una strada per uscire c'è sempre. Esatto. Ovviamente la prima cosa da fare è mai tenersi tutte le preoccupazioni, tutti i problemi per sé. Parlatene il più possibile, parlate con amiche, familiari, fatevi aiutare in tutti i modi, perché questa è veramente, io non la chiamo malattia, io lo chiamo mostro, questo è un mostro veramente illusorio, cioè ci illude, ci porta soltanto a farci del male. Dovete combattere in tutti i modi. Parlate il più possibile, non chiudetevi in voi stessi. Dovete sfogarvi, uscite, vivete. Cercate in tutti i modi di non ascoltare queste voci. So che è molto difficile perché ci sono passata tante volte, 8 anni, quindi ho passato molti momenti brutti. Però ultimamente ho pensato più alla mia famiglia, alle persone che sono a me vicine, ai miei amici. Ho detto, io devo lottare per loro, ma devo lottare soprattutto per me, per essere felice. Allora, nello sfondo vediamo anche la copertina che ha contraddistinto Vivere. Sei tu l'autrice di quel disegno. Che cosa rappresenta? Ho dovuto aspettare appunto l'ultima puntata, che sapevo di averti come ospite, per poterne poi parlare. Allora, quel disegno l'ho disegnato quando ero in psichiatria. Rappresenta la gabbia, che sono i disturbi alimentari, oppure ogni tipo di disturbo, e dietro ci sono le mani che rappresentano il mostro in sé, il mostro che ci vuole catturare, però la voglia di vivere è più forte di quel mostro, quindi io ho disegnato la scritta Vivere con i fiori, con gli uccellini, per rappresentare la libertà proprio. Ecco, tra l'altro un'immagine anche molto simbolica è la gabbia aperta. Sì. Che sta a significare il fatto che una via di uscita si può sempre trovare. Laura, io ti ringrazio per la tua testimonianza e per aver avuto il coraggio comunque di raccontare la tua esperienza ai nostri telespettatori che in questi mesi ci hanno seguito. Ovviamente Laura, da come avete potuto capire, è mia sorella e siamo stati un po' tutti coinvolti in questa esperienza che probabilmente è andata a formare anche una parte di noi che è rimasta inconscia, che non sapevamo di avere, ma ha tirato fuori anche, se posso permettermi, dalla nostra famiglia e da chi ci stava vicino, un coraggio, una determinazione che probabilmente fino al momento della difficoltà non sapevamo di avere. Laura, grazie nuovamente. Adesso un po' di pubblicità e poi ci troviamo insieme per la seconda parte di Vivere. Rieccoci insieme per la seconda parte di Vivere. Nella prima parte di questa ultima trasmissione, la decima in complessivo, abbiamo ascoltato la testimonianza di Laura e il suo messaggio verso chi ancora soffre di queste determinate patologie. Abbiamo trattato soprattutto l'anoressia in questa prima parte. In questa seconda, dove faremo una chiosa poi faremo un riassunto su quello che è stata la prima stagione di Vivere, troviamo la direttrice di Arezzo TV, Greta Settimelli. Greta, grazie per essere Grazie Riccardo va a te, va anche alla tua famiglia, Laura, che abbiamo appena ascoltato, dalla quale diciamo è un po' partito tutto, perché noi abbiamo ascoltato la sua storia, tu ce l'hai proposta, e prima come davvero storia personale, poi come una notizia vera e propria nel raccontare, insomma, nel portare fuori, no, queste problematiche che io penso siano vissute da molte più persone di quelle che noi immaginiamo, e quindi la spinta appunto a portarla fuori era molto forte. Quindi bene che si dia questo esempio, speriamo che serva a chi è dalla parte di là di questa fredda telecamera, insomma, che invece deve un po' raccogliere il messaggio che prima portiamoli fuori i problemi, poi il modo di risolverli sicuramente lo troviamo. Quindi grazie a te, a Laura, alla tua famiglia, ma io ti devo scritturare per la prossima stagione televisiva, che ripartirà ovviamente da settembre, con davvero questa volta un impegno, per quanto ci riguarda, assolutamente più importante, spero anche per te, perché queste tematiche meritano di essere raccontate e credo che una televisione locale in quanto tale, insomma, debba assolutamente assolvere a questo tipo di
di servizio, perché questo è un servizio, non è un lavoro in questo caso. E quindi Riccardo, grazie, ti lascio alla tua cavalcata nel ripercorrere insomma tutte le puntate che ti hanno visto protagonista nel raccontare queste problematiche, grazie anche agli esperti che ti sono, no, che ti hanno seguito in questo percorso e che ci hanno dato la loro professionalità. Quindi ci vediamo la prossima stagione? Ci vediamo la prossima stagione. Scritturato? Andata. Ok, ti lascio alla presentazione del primo servizio. Dunque, andiamo adesso a rivedere quelli che sono stati i messaggi fondamentali proposti dagli esperti per quanto riguarda questa prima stagione di Vivere. Il rischio più grande che noi andiamo anche a valutare nel momento in cui arriva un adolescente da noi è il ritiro sociale. Nel senso che se noi troviamo un ragazzo, un adolescente che pur stando magari su internet, chattando con gli amici, magari giocando ai videogiochi, ha però i suoi spazi di socializzazione fuori, quindi va a scuola, suoi amici, esce, fa sport, allora siamo tranquilli. Nel momento in cui invece questo ragazzo comincia a ritirarsi dal mondo sociale e a preferire il mondo virtuale, questo è uno degli elementi che va attenzionato, quindi può essere un fattore di rischio. La famiglia per noi è il perno anche del trattamento. Facciamo infatti anche gruppi multifamiliari e percorsi anche in cui il cambiamento viene chiesto non solo al giocatore ma anche ai familiari, perché spesso il gioco d'azzardo, io dico, è una sorta di coperta che va in realtà a coprire altre tensioni, conflitti che magari la famiglia non ha voglia di affrontare. Nel momento in cui si supera il gioco d'azzardo, ecco che c'è da imparare anche nuove modalità di comunicare, di relazionarci. Il bullismo, in conclusione di questa nostra seconda non puntata, è un problema, non è un problema a due, è un problema di molti a molti ed è un problema che va gestito come istruzione, cioè il problema che va gestito come educazione, non è un problema che va gestito come intervento terapeutico, non è un problema che va gestito come intervento risolutivo o con l'allontanamento. Si combatte facendo rete. Facendo rete, il lavoro di rete, il lavoro di squadra. In fondo, se posso dirlo, te ti occupi anche di calcio, di sport, e quindi, come dire, il primo punto per fare gol ci vuole una squadra. In questo caso, per portare a termine un intervento efficace, ci vuole altrettanto una squadra, che sia fatta tra scuola, docenti, ma anche gruppo dei pari, soprattutto, e famiglia. Ecco, una famiglia che si accorge che il suo ragazzo è vittima, la sua ragazza è vittima di bullismo o anche magari all'interno del nucleo familiare, a chi deve rivolgersi? Innanzitutto deve rivolgersi se è dentro, cioè se nella scuola, agli insegnanti. Oggi abbiamo la figura del referente per il bullismo. Perfetto. Cosa importante, purtroppo la figura non è nata da poco. Sì, purtroppo non è in tutte le scuole, ho notato. Poi anche alle autorità a volte. E poi io dico sempre che non è vergogna se un ragazzo ha dei disagi e magari è anche questione di autostima a volte, di rivolgersi anche a un percorso psicoterapeutico. Io ci sono stata, non sono, sono ancora qui, quindi insomma non è soprusi. In quale fascia di età a livello pediatrico, comunque arrivando fino a 14 anni si arriva fino all'inizio dell'adolescenza, ad oggi si è più a rischio di mancanza di benessere tra i nostri giovani? Il bambino dal primo anno in poi, diciamo da 18 mesi, 2 anni su, ha un periodo in cui attiva dei sistemi ricatto formidabili, bizze, ecco. E lì il genitore è in difficoltà. Certo. Ecco, lì il genitore va aiutato in termini correttamente psicopedagogici a prendersi cura, a gestire, a educare, a limitare, a dire no a quel bambino, altrimenti quel bambino dopo vivrà tutto il disagio di non avere limiti e inizia a trovarsi in disagio a scuola. È uno che senza l'idea del limite arriva in un momento delicato di trasformazione come l'adolescenza, è comprensibile come tanti guai stiano aumentando, i famosi no che aiutano a crescere. Ciao. Dal mio punto di vista l'attacco di panico, facciamo una similitudine, io lo identifico come la tua identità personale
chi sei davvero dentro, che bussa alla tua porta e ti dice ok, ok. Quando realizzi te stessa, quando realizzi te stesso, quando ti occupi di te, più si nasconde e si cerca di nascondere questo tipo di sollecitazione, mm-hmm. e più i disturbi si fanno forti. Oltre dalla scuola e per il ragazzo, secondo te potrebbe essere anche rivolto alla famiglia, perché molte volte si vede la famiglia come organo decisionale anche del futuro del ragazzo. Io dico che è fondamentale, perché quelle poche esperienze che abbiamo avuto con la famiglia, abbiamo visto come le cose che si dicono ai ragazzi tante volte vanno dette anche alle famiglie, che spesso anche le famiglie rimangono sui luoghi comuni e spesso noi abbiamo questo questa antenna, diciamo così, sociale, perché quando dalle parole che ci dicono i ragazzi a volte si capisce anche gli argomenti che sono in famiglia, che si trattano, e spesso sono argomenti di luoghi comuni, insomma, e che quindi più se ne parla meglio è. La famiglia è una parte integrante, importantissima, voglio dire, di questo percorso. Ne vediamo noi praticamente in qualche scuola, diciamo, soprattutto in dei professionali, come la mancanza della famiglia poi crea dei problemi anche rispetto allo studio, rispetto alle modalità di comportamento delle persone, e appunto è che favoriscono poi quello che è l'argomento iniziale, un percorso verso la devianza. Il consiglio che mi sento di dare è proprio quello, invece, in questo caso alle relazioni, è quello del non giudizio, del invitare la famiglia o la coppia o i genitori proprio a dare la giusta collocazione a questo disturbo, che anche se non ha un'eziologia fisica, ha un'eziologia, ha un effetto poi che si ripercuote purtroppo nella qualità di vita, che ha a che fare anche poi con l'aspetto fisico e con l'aspetto comportamentale. Certo. Per cui io credo che la conoscenza, il non giudizio e la presa in carico di un disturbo come un disturbo pari a quello organico è il passo più importante. Il disturbo alimentare emerge proprio come problema sociale, in quanto crollano le coordinate simboliche di riferimento, per cui il soggetto cresce anche in contesti familiari dove la posizione soggettiva del figlio ha un investimento narcisistico più che simbolico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il figlio, invece che avere più strumenti per affrontare le difficoltà che lo collocano al mondo, utilizza altre insegne identificatorie, come può essere proprio l'identificazione anche al disturbo alimentare, per cui invece che avere un rapporto legato agli altri, c'è un muro che separa il soggetto dall'altro, c'è un cortocircuito sul proprio corpo e un investimento molto forte su un oggetto della pulsione, che in questo caso è il cibo. Per cui tutte le pratiche che sono legate a questo oggetto, per cui da un ipercontrollo, ad esempio nell'anoressia, a una pratica di introiezione e svuotamento nella bulimia, a delle abbuffate incontrollate con a seguito un aspetto depressivo, ad esempio nel binge eating disorder, e invece una legame, diciamo, di iperfagia, di fusione con l'oggetto orale, ad esempio nell'obesità iperfagica. Trovare il sistema di disangosciare con un'altra modalità più confacente, diciamo meno in perdita da un punto di vista di vita proprio, perché qui si parla proprio di vita. Quindi piano piano il soggetto riesce anche ad acquisire, a poter mangiare senza doversi difendere, perché ha trovato un altro modo per potersi difendere. Quindi è questa la cosa che è importante che si sappia, cioè che è un tentativo di autodifesa, di protezione, di tutela, ma trovando una tutela differente, una protezione e un sintomo anche diverso che possa essere più dialettico, si può uscire da questa... C'è sempre di mezzo questo rifiuto che ritorna fuori un po' così, però è il modo di poter affrontare che è diverso, insomma. Chiaramente sarà un percorso lungo, quindi non c'è a preoccuparsi se i tempi comunque richiedono... L'importante è poterlo fare, l'importante è darsi la chance e la possibilità di darsi una possibilità, ci sono, si può fare...
Non bisogna spaventarsi troppo, insomma. Rieccoci in studio, abbiamo visto una bella carrellata di servizi e di quello che è stato questa trasmissione durante 10 puntate, con tutti i professionisti che hanno lanciato un messaggio lineare, coerente, tutti i nostri ospiti, cioè che da questi disagi, da questi nuovi disturbi se ne può uscire. Siamo arrivati alla conclusione per questa stagione di Vivere. Nel corso delle puntate ho provato a mettere a conoscenza di questi nuovi disturbi che stanno consumando via via le nostre nuove generazioni, ma grazie ad esperti professionisti abbiamo trovato una strada che possa essere e portare sempre ad una cura. Voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, i professionisti che ci hanno aiutato, il CER di Arezzo, l'Università di Siena, Ilaria Bidini, il dottor Poggini, la dottoressa Ceccherelli, l'associazione Dentro gli Orizzonti Giovanili che si occupa di dispersione scolastica, Morena Giorgi che ci ha aiutato con affrontare l'ansia e attacchi di panico, il CESVOT di Arezzo che è stato fondamentale per metterci in contatto con tutti questi professionisti, Arezzo TV e il proprio staff dai cameraman Luca Occhini e Fabio Bianchini che sono alternati in questa avventura. Ovviamente un grazie a tutti voi che ci avete guardato e sostenuto in questa avventura. Prima di chiudere, una mia piccola chiosa rivolta a chi, come me, ha incontrato questi problemi nel proprio cammino di vita. Come Dante, a tutti può capitare nel corso della propria vita di perdersi in una selva oscura, andando a mancare, a smarrire la dritta via. E ho imparato che questi problemi nascono sempre da una causa, che a volte rimane inconscia, nascosta su di noi. Scaturisce nei momenti peggiori, più difficili di ogni persona, ma ad ogni problema corrisponde sempre una soluzione. Il messaggio che voglio farvi capire è quello di non mollare mai in tutto quello che fate durante la vostra vita. Se avete un sogno, lottate per raggiungerlo, se avete un'idea, lottate per farvela ascoltare. Se state male, parlate, parlatene sempre, perché nella vita non si è mai da soli, ci sarà sempre qualcuno al vostro fianco pronto ad ascoltarvi e ad aiutarvi. La vita è una sola, non vale la pena farsi rovinare solo perché il bullo a scuola vi prende in giro, perché vi dicono che mangiate troppo o troppo poco, magari perché in un momento di bollezza vi apostrofano con termini poco appropriati. Chiudo con una delle frasi più significative per me, è una frase che ha detto Papa Wojtyla diversi anni fa: prendete in mano la vostra vita e fatene un autentico capolavoro. Con questa frase io vi ringrazio e ci vediamo a questo punto alla prossima stagione con una nuova serie di Vivere.